Buongiorno a tutti. Voglio fare un video sull'importanza e il valore sociale che possono avere anche i Novax. Diciamo che in generale si può usare questo tipo di problematica che si sta ponendo adesso come un esempio di utilità della critica sociale, cioè ci sono studi che dimostrano che le società che hanno una critica interna, che hanno degli elementi che fanno delle critiche, che pongono delle problematiche, sono le società che fondamentalmente non sono quelle più, anche se sono conflittuali, non sono quelle che stanno peggio, ma sono quelle che stanno meglio, perché attraverso la conflittualità hanno un continuo rinnovamento che gli permette di adattarsi meglio all'ambiente. Mentre le società più statiche, quindi quelle in cui non c'è una critica sociale, non c'è un dibattito, non c'è un confronto tra le varie nature, i vari gruppi sociali, eccetera, sono quelle che tendono a ad raggiungere una specie di equilibrio, ma di staticità che poi nel breve periodo diventa negativo. Ci sono esempi storici passati in cui società che sembravano conflittuali, ma che però funzionavano, tipo quella greca, quella romana, eccetera, lo erano proprio perché nella loro conflittualità trovavano dei modi di rinnovarsi continuamente ed adattarsi alla realtà. Un esempio è anche paradossalmente la critica Novax, o comunque sui vaccini, perché ovviamente all'interno di una critica ragionata, cioè la critica deve essere comunque motivata, uno non può dire io sono critico, punto e basta perché sono sciocchezze. Ecco, questa è ovviamente la critica a valore quando la critica è comunque argomentata, costruttiva, ragionata e basata su alcuni fatti. Il problema qual è? Proprio perché quando paradossalmente si conosce bene un'argomentazione, quando si è infilati molto bene in una conoscenza di un ramo, di un campo, e questo vale per tutto, da fare l'idraulico a fare il fisico nucleare, eccetera, è ovvio che bisogna avere una base per poter ragionare di quegli argomenti, se no uno parla di qualcosa che non sa. Però al tempo stesso, man mano che si aumenta la conoscenza di un argomento, e sempre di più si rimane invischiati nei paradigmi di quell'argomento stesso. Cosa voglio dire? Che si cominciano a prendere delle informazioni, molte di valore, ma alcune magari che non sono così confermate, che vengono prese per buone solo perché vengono prese per buone dalla comunità di esperti di quel settore lì. E questo impedisce, rende ciechi al fatto che magari ci sono degli elementi che non sono così sicuri. Infatti, gli elementi diciamo più intelligenti di qualunque campo tengono sempre fermo che è sempre bene avere dei dubbi su quello che si presume sia la verità accettata, e questa è una cosa che già dal tempo dei Romani era risaputa. C'è un motto romano che dice ubi dubium ibi libertas, tradotto vorrebbe dire dove c'è il dubbio c'è la libertà. Io direi anche ubi dubium ubi veritas, cioè laddove c'è il dubbio è più facile avvicinarsi almeno alla verità, o comunque non prendere delle cantonate, proprio per questo motivo che se tu non sai una cosa, ovviamente non sai di cosa stai parlando, quindi rischi di dire sciocchezze. Però se tu sai molto bene una cosa, per quello che è la conoscenza condivisa di un certo momento su un argomento, rischi di prendere per certe delle cose che in realtà sono magari solo limitate a quel settore, oppure magari limitate alla cultura in cui si vive, ma che in realtà non sono verità assolute, ma sono verità parziali o addirittura cose non corrette. Questo si vede bene nella comunità scientifica, quando è stato studiato di come avvengono i cambiamenti anche nella scienza, dove c'è una continua umile ricerca della verità, ma anche lì, dove dovrebbe esserci maggiore apertura, quasi sempre i cambiamenti avvengono per salti, e i salti avvengono non tanto perché la vecchia nomenclatura o conoscenza si accorge di aver sbagliato, ma perché arrivano delle menti fresche che nel processo di acquisizione dell'informazione si accorgono che c'è qualcosa che non è completamente corretto e la approcciano in maniera diversa o con più coraggio. Newton ha fatto i suoi cambiamenti in fisica, eccetera, quando era giovane. Einstein ha fatto le sue scoperte quando aveva 23-24 anni, e tra l'altro non era neanche ben inserito nella comunità scientifica perché era un outsider. E ovviamente poi dopo ci è entrato e invecchiando poi ha cominciato a diventare meno creativo, eccetera. Ma anche in altri campi, Steve Jobs era una persona che lavorava nell'informatica, però una persona che non ha finito il college, quindi con una cultura non straordinaria nel settore informatico, ma che lavorandoci ci è entrato in maniera fresca, con una mente magari più libera rispetto a certi paradigmi, che lo ha portato ad avere maggiore creatività, diciamo, in un certo settore. Quindi
Quindi qual è la soluzione migliore secondo me? Certo informarsi di quello che è il campo in cui ci si interessa, perché avere almeno una conoscenza di quello di cui si sta parlando è importante, però nel processo di informazione tenersi aperta la possibilità di avere delle critiche e quindi accettare, come dire, il principio di autorità che arriva da chi ne sa di più, però al tempo stesso tenersi aperti come fanno molti giovani e esprimere le critiche. E le critiche vanno anche prese in considerazione, anche se non è facile, perché la comunità tendenzialmente di esperti tende a chiudersi. C'è un detto che dice prima ti prendono in giro, poi ti attaccano, poi ti combattono e poi ti accettano. Ovviamente quando tu hai ragione questo deve succedere, però è un processo che capita spesso, cioè le comunità di esperti tendono un po' a serrarsi in quello che è il sapere conosciuto e i salti conoscitivi avvengono appunto perché arriva qualcosa di fresco che non è, anche quando è giusto, a volte è sbagliato. Ed è normale che quindi la comunità si chiuda un po' alle novità. Però anche quando è giusto, appunto, deve lottare per farsi riconoscere come tale e quasi sempre sono le nuove generazioni che hanno la mente più aperta. Non basta avere ragione anche nella scienza, spesso bisogna comunque riuscire a vincere delle resistenze ed è più facile vincere nei giovani che piuttosto che negli anziani. Quindi, questo cosa voglio dire? Quindi che, ritornando al discorso dei Novax o comunque di chi critica i vaccini, io non sono un medico, non ho conoscenze mediche, quindi non entro nel merito. Però credo che una critica ragionata, motivata, con delle motivazioni serie e con delle fonti, ovviamente, perché bisogna sempre, metto sotto un link interessante che per esempio, a seguito delle critiche dei vaccini ci sono vari esperti che hanno dato delle risposte, che è importante dare delle risposte a delle domande serie, che secondo me sono abbastanza esaustive. Però comunque, nonostante questo, penso che sia utile la critica che viene fatta, quello che è il pensiero dominante, a quello che sono i paradigmi principali che girano nella nostra società, eccetera, nelle scienze come in altre cose, fermo restando ovviamente una serietà e un approccio professionale nell'esprimere la critica, quindi motivandosi e non dicendo io adesso faccio qualunque tipo di lavoro, mi prendo 5 minuti per criticare i vaccini. No, questo non va bene. Cioè, se veramente ti sta a cuore una cosa, sei convinto di avere ragione, cioè devi dedicarci molto tempo, ti devi comunque un po' informare. Voglio dire, Newton, Einstein non è che facevano come hobby i fisici, ci si dedicavano, o altri tipi di attività del genere, cioè Jobs faceva come lavoro il creatore di prodotti informatici innovativi, quindi la creatività lui la applicava tutti i giorni e quindi con il tempo poi ha trovato delle soluzioni che si sono dimostrate da un punto di vista almeno del marketing, ma anche dell'utilità sociale sicuramente. Oggi col senno di poi possiamo accettarlo. Quando venne presentato l'iPhone ci furono molte critiche, ed è un esempio ma anche verso la teoria della relatività e altre cose, quindi è normale che ci sia un rifiuto. L'importante è fare delle critiche ragionate e, se ci si crede, continuare su questa cosa perché la critica comunque è utile alla società. Le proposte nuove sono utili, lo stesso motivo per cui il Parlamento, con tutti i suoi limiti giganteschi, è utile perché permette a forze politiche diverse, che a volte perdono tempo, che parlano di sciocchezze, che fanno lobbying, che fanno ipocrisie e vuote chiacchiere. In ogni caso, comunque, c'è una parte di tempo che viene dedicata al confronto politico da forze diverse, in cui persone che hanno delle convinzioni sentono persone che hanno convinzioni diverse, e questo è molto importante, perché c'è un problema nella psicologia umana che si chiama bias di conferma, che ci porta, in maniera più o meno conscia, a prediligere, tutto ciò che conferma le nostre idee. Cioè io penso che la Terra, faccio un esempio sciocco, la Terra sia piatta e tendo a guardare tutti gli articoli che dicono, che confermano questa cosa qui. Questo è normale, umano, ma è sbagliato, perché ci porta a essere sempre più chiusi all'interno di quelle nostre convinzioni e sempre meno vedere quanto invece magari non sono sbagliate. E se tutti cerchiamo e pensiamo che nella ricerca di una migliore verità ci sia qualcosa di positivo, invece dobbiamo lottare contro questa tendenza. Ecco allora anche il dubbio che già era la motto latino che già era appunto dei romani, ma credo che sia di tutte le culture più dinamiche e più di successo, che è tenere sempre aperto il dubbio, perché è una funzionalità, è una potenzialità di miglioramento. E ricordo che Bertrand Russell, che per me per esempio è uno scrittore di cui io ho sempre visto grandissime qualità, e forse in questo sono limitato perché sicuramente avrà avuto dei difetti, io lo vedo invece molto incredibilmente acuto, intelligente in tutto ciò che ha scritto, diceva è sempre utile mettere un punto di domanda, perché
a tutte le cose a cui siamo profondamente convinti. Ecco. Con questo invito di mettere sempre un punto di domanda a tutte le vostre convinzioni per potersi migliorare, di questo sono abbastanza convinto, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.